Attenzioni, lo ha ridetto Padoan, lo ribadisco anch'io, la distanza era lievissima. Andare in pensione a 67 anni nel 2022 anziché nel 2025, io non trovo francamente che sia un motivo per far saltare il tavolo. Chiuso davvero, signora Presidente, la ringrazio. Un giorno, passato alla storia, come molti di noi sanno, Kennedy disse siamo tutti berlinesi. Oggi il PD e il governo italiano lavorano per far sì che un giorno, non lontano, spero vicino, a Berlino come ad Atene si dica semplicemente e con convinzione che siamo tutti europei. Grazie. La ringrazio. Chiede ora di intervenire il deputato Alessio Villarosa. Prego, deputato. Grazie Presidente. Ministro Padoan, io di lei non mi fido, non riesco proprio a fidarmi, perché lei era al Fondo Deputato Monetario. Villarosa, mi scusi, ma quel microfono non funziona. Se magari passa davanti. Colleghi, per favore, ecco, grazie. Usi quello, vediamo se funziona. Prego. Sì, anche prima, infatti. Grazie Presidente. Ministro Padoan, come le dicevo, io di lei non mi fido, non riesco proprio a fidarmi, perché lei era al Fondo Monetario Internazionale, lo stesso Fondo Monetario che tiene sotto scacco la Grecia oggi. Lei era consigliere di Amato, lo stesso che prelevò forzosamente come un ladro di notte i soldi degli italiani dai loro conti correnti. E le cose, guardate colleghi, non sono scollegate, perché guarda caso è stato proprio il Fondo Monetario Internazionale a chiedere all'Europa di dotarsi del sistema di bail-in, il prelievo forzoso sui conti correnti. Lo dica. Volete prosciugare i nostri conti correnti? Perché lo documenta un paper del giugno 2013 firmato Christine Lagarde, Fondo Monetario Internazionale. Cosa significa? Significa che paesi come l'Italia, con un debito pubblico al 135% del PIL, una crescita zero, un'inflazione anch'essa vicina allo zero, non potrebbe che essere nel mirino del Fondo Monetario Internazionale, insieme ad altri paesi come Spagna, Grecia e Portogallo, che secondo questo documento dovranno essere i primi a sperimentare le misure di esproprio del risparmio. Ma quando ce lo volevate dire? Ma soprattutto lei è la terza volta, Ministro, in 2 anni che dichiara ai giornali che la crisi è finita, che la recessione è alle spalle. Queste sono parole sue, Ministro. Ma forse